Craps, bitch, tutti quanti ragazzi, sono Mese Bossa e sono tornato con la... porca puttana, non mi ricordo, la tredicesimo o il quattordicesimo episodio. Comincio a perdere i conti, ragazzi, del mio Let's Play di Pokémon Verde Foglia. Allora, sì, c'era una scelta dentro la Silph SPA con i miei Pokémon che stavo allenando Charizard, se non mi sbaglio. Vado un poco, faccio un po' di confusione perché con tutti i Let's Play che sto portando avanti... Sì, manca pochissimo di esperienza del duco che sto allenando Charizard. Il Chitmon lì, mi ricordo che era abbastanza in svantaggio contro tutti quanti. Apri porta, dai, possiamo cominciare a usare l'apri porte. Ah sì, lui l'avevo già sfidato. Comunque, come continuano a salire i piani? Ok. Ah, merda, potevo utilizzarlo. Beh, adesso vedo su altri tipi normali, no, Arbok, devo usare per forza Charizard. Ok. Coughing, meglio non rischiare. Chi è ultimo? Golbat, no, lo stesso. Ok. Vediamo un po'. Ferro. Ok, mi sono dimenticato di usare il calcio e il ferro che vi avevo detto. Li userò quando mi ricorderò. Gioco soltanto per andare avanti nel Let's Play. Sicché non mi viene in mente di utilizzarli. Ok. Volendo potete utilizzare adesso, dai. Ok. Zaino. Allora, ferro a Charizard. Calcio a Charizard. PS su a Charizard. Era 133, ora è a 134 di sicuro. Esatto. Teletrasporto che non voglio utilizzare. Tesse allenatore. Uno scienziato in realtà, va bene. Charizard al 46, quindi adesso allenerò un altro Electrode. Hitmonlee lì potrei provare a utilizzare. È un po' rischioso. No, bene, sono stato abbastanza... ho fatto una buona mossa. Adesso torniamo avanti con Jolteon e curiamoci Hitmonlee. Super pozione. Una basta. Qui non ci sono teletrasporto. Ah sì, c'è un teletrasporto, però non importa, dai. Te. Ah sì, chissà se per la Silph è finita. Molto probabilmente. Vedete quanto sono... sicuro. Quanto sono confortante, non mi viene la parola. Ok. Drowsy. Morso. Ipno. Critical hit. Io qui quasi quasi userei la priporta. Oh, benissimo. Boh, dai. Tanto vale. Grimer. Insomma, Pokémon forti abbiamo tutti quanti in un leggero vantaggio contro Hitmonlee, tranne questo matchup perché sono tipo lotta tutte e due, quindi calcio rullo dovrebbe bastare, ma naturalmente fallisce. Ok. Qui cosa abbiamo? Un teletrasporto, però questo teletrasporto mi sa di importante. E c'è mia mamma che urla con mia sorella. Ok, sì. I miei Pokémon hanno... cos'è che ha detto? Punti deboli. Non ho fatto tempo a leggere. Coughing, no, non rischiamo. Onda shock. Perfetto. Magneton. No, ho sbagliato. Vabbè, dai. Ok. Sa per la prossima volta. Possiamo utilizzare ancora la priporta. Come ho fatto un cazzo. Nono piano. È l'ultimo, vero? Ora basta con i giochetti, ci giochiamo. Cazzo, ancora Magnemite. Ne avrei approfittato molto. Dimmi che è un Magneton, non Coughing. Da shock. Ok. Allora. Qui c'è... tre Pokéball. Non ho piano. Machoke, madonna, me le frego sempre. No, volevo usare Onda Shock. Vital Tiro. Ma di solito Vital Tiro toglie molto, ha 70 di potenza. Beh, sarà perché il mio Jolteon è troppo forte. Carburante. Caramella rara. Forse Pepita questa. No, Ultra Ball, ok, proprio... ho sparato. Ok. Adesso serve... wow, che paura. Wow, che paura. Adesso torniamo al primo piano e cominciamo a usare tutti i teletrasporti. Ah, posso anche andare... ah, c'è il decimo piano. Scusate. Non me lo ricordavo. Ok, fermati, hai un appuntamento col destino. No, è impossibile che abbia detto... hai un appuntamento col destino. Ratata, aspettate, allora. Hitmonlee.
Hitmonlee, scelgo T. Sarebbe scelgo te nel mio dialetto. Ok. Scelgo T. No, mi sono fregato. Beh, cacciavolo dovrebbe bastare. Aia, cacciorullo, non mi deludere, benissimo. No, mi sono fregato ancora. Mi sa che ci passerò la vita in questa Sylph SPA, raga. Sì. Mi sa che ci passerò la vita. Va bene, dai. Zinco. Ok, si torna al primo piano. E piano... No, piano terra, mi sono fregato. No, beh. Oh, è quello giusto. Ah, sì, è il piano in cui non c'è un cazzo. Ok, cominciamo a usare tutti i teletrasporti adesso. Ok, cerchiamo i teletrasporti. Ok. No, non lo voglio il tuo tononda. Ok, ora siamo al secondo piano. Ok. Un attimo. Oh, perfetto! E questo è Natore? Benissimo, dai. Se c'è il rivale è una ottima cosa. Intanto qui me la sono fregata un'altra volta. Ma non potevo saperlo. Cercate di capirmi. Di sicuro Onda Shock non lo butta giù Weezing. Invece mi sbagliavo. Boh, io provo ad andare con Hitmonlee per primo. Contro il rivale. Non si sa mai che faccio la buona mossa. Ed ecco la rotta con il rivale. Se lo incontriamo adesso vuol dire che è un'ottima cosa. Ah, Pidgeot. Ok, sono un coglione. Posso dire addio al mio Hitmonlee. Dai, Jolteon. Però, livello 37. Proprio sono cambiati di un sacco i livelli. Growlithe. Non c'ho neanche Pokémon d'acqua. Beh, vado con Charizard. Vado di Frana, che è super efficace. Blastoise, vai via. No, beh, Jolteon. Dovrei buttarlo giù con Onda Shock. Che figo Blastoise. Visto l'acqua, un bel danno ha fatto. Metà dei PS che mi erano rimasti 52, ora sono a 26. Exeggute, vai Charizard. Al 35. Com'è che si evolve Exeggute con la pietrafoglia, vero? Pare di sì. No, ho sbagliato. Beh, dovrei buttarlo giù lo stesso. Infatti. Ok. Sì, sì. Ok, lui mi dà Lapras. Non. Che in teoria è un buon Pokémon. Boh. Ah, sono già arrivato. Madonna, ci vuole niente, non ci vuole. Perfetto. Comunque. Ok, Drowsy, frustata. No, mi sono fregato. Forza segreta. Comunque Lapras è un buon Pokémon, ma non lo preferisco come tipo acqua. Osso Merang. Una sua mossa abbastanza peculiare. Devo dire sua privata. E qui cosa si faceva? Devo lottare con Giovanni? No, l'ho sfidato prima. Cioè, qualche episodio fa. Cioè, insomma, forza segreta. Ok. Due lotte abbastanza epiche, molto vicine tra loro. Ah, c'è una pressi squadra! È vero. Placida, vedete che statistiche di merda che c'ha. C'ha un sacco di vita, basta. Charizard. No. Cos'era? Nidoqueen? Veleno, terra. Ma vabbè. 41. I livelli cominciano ad avvicinarsi pericolosamente ai miei. Rhyhorn può andare a Victreebel, che fa un danno per 4 con frustata. Roccia terra. Cos'era? Sarà Nidoking o Kangaskhan. Cavolo, ci ho pensato troppo tardi. L'avrei buttato giù facilissimamente con... No, era morto, dai, che cazzo dico. Era morto Hitmonlee. Sì. Ok, parliamo con questo qua. Mi sbaglio, mi dà la Master Ball. Ecco chi me la dava, giusto. E te mi devi dare qualcosa. Ammiriamo il tuo coraggio. Sì, una pacca sulla spalla e via di qui. Ok, ci saranno mezze cose che non ho visto, raga, però... Amen. Abbiamo liberato la Sylph SPA e ora andiamo a battere la palestra, raga. Anzi, direi che la balestra la pattiamo, fatto il cambio di consonanti, nel prossimo episodio. Adesso, beh, no, in teoria, vediamo. Mettiamo via questo Lapras, inutile. Ok, visitiamo un po' Zafferanopoli, voi mi fate passare. Ok, allora, case, questa, che questo qua mi dà psichico, come mi ha ricordato un mio iscritto, che mi ero sbagliato, in realtà penso fosse da Turropoli. Ok, qui c'è l'entrata della Sylph SPA. Qui non possiamo passare, stranamente. Ah, non l'ho neanche vista. E non leggere la mia lettera, troppo tardi. Me l'ho regalato un pipì su, mentre i pipì degli attacchi.
Copione forte, le porta una poche bambole. Sì, Copione in realtà sarebbe la ragazza duplica del cartone dell'anime, che tra l'altro io l'avevo anche in cassetta. E sì che quella puntata me l'ha subita un milione di volte. Sì, attenzione. Eccola qua. No, cazzo. Porco. Madonna santa. Visto, mi ha copiato il soprannome. Ciao, tu hai scelto i Pokémon. Ti ho appena chiesto io. Sei molto strana. Smetti di imitare, ma è il mio preferito. Questo è un Pokémon. Un Pokémon raro? No, è una suona bambola. Anche questa suona bambola. Ok, dai. Il dojo. Qui abbiamo un Pidgeot. Pidgeju. Che cosa fai tu? Sì. Oddio, aspettate. Sono volato qui su Pidgeot quando ho detto della SPA. Già tutto finito e sono perso un po' di movimento. Cazzo, ho fatto tutto io. Cos'è questo? Il fan club? Ah sì, Brock, lei gli piace... non lo so, non gli piace nessuno. Sei d'accordo, ma certo. No, lui piace Brock. Sì, ok. Mi pare che più avanti divento il loro fan. Ok, questa è una palestra... psico, quindi sono un po' nella merda. Sono tanto nella merda. Devo andare forse di Charizard, raga. Magari potrei riuscire a sconfiggere gli allenatori intanto. No, mi sono fregato. Ok. Sono 9 allenatori. 8, scusate. Potrei riuscire a potrei provare a sconfiggerli. Ok. Slowpoke. Ma finché c'è Slowpoke potrei andare di Victory Bell. E dovrei... Ah, giusto. C'ho anche una mossa. Che mossa è che c'ho? Gigassorbimento da insegnargli. Gli devo cancellare taglio. Appena possibile. Ok, uno l'ho battuto. Ora tocca questo qui. Mr. Mime, attacco d'ala. Ok. Kadabra. Kadabra è abbastanza forte. Mi piace Kadabra. Mi piace. Mi piace il Kadabra. Ok. Questo è il livello un po' più baffino. Con la F. Slowpoke, Victory Bell. Hitmonlee sta rimanendo un po' indietro con i livelli. Cazzo, non mi sono accorto. No, un pizzico di vita. Ecco perché non dovevo... No. Ah, ok, non importa. Beh, grazie, mi ha dato una mano. Ah, c'era lì... con taglio l'ho ammazzato. Madonna. Mi sono fregato. Con questo torno indietro. Ok. Slow, bro. Aia, accelerazione. Questa lotta è difficoltosa. Sono già arrivato. Ok, raga, allora, sono arrivato da lei. Cosa faccio adesso? Stoppo il video, batterò gli altri allenatori e poi ci ritornerò da lei. Quindi vedrete i Pokémon un po' potenziati. Quindi questo è tutto, ci vediamo nel prossimo video. Pagina Facebook in descrizione. Come sempre, ragazzi, ciao a tutti.